Questo rischio. Ragazzi, se... Ragazzi, se magari ci sediamo, iniziamo, grazie. Buonasera a tutti, questa sera il nostro segretario comunale Zammarano verrà sostituito dal vice segretario dottoressa Cremonesi, alla quale le chiedo la cortesia di procedere a effettuare l'appello nominale per dei presenti, ai quali invito a rispondere per alzata di mano presente. Buonasera, inizio l'appello. Vergani Filippo. Presente. Bonafè Paolo. Presente. Busnelli Enrica. Presente. Bernani Giulia. Fumagalli Paolo Felice. Presente. Lamanna Pasquale. Presente. Santamburlo Daniela. Presente. Beni Jacopo. Di Bari Nunzio. Presente. Cermenati Roberta. Presente. Burgarella Angela. Presente. Gaslini Andrea. Assente giustificato. Vitiello Alessandro. Daina Mauro Roberto. Zanata Maria Cristina. Ragusa Simone. Presente. Rodriguez Hector Dario. Assente giustificato. Gli assessori. Figini Fabrizio. Presente. Figini Matteo. Presente. De Simone Andrea. Presente. Tau Cristina, assente giustificata. Caldan Laura. Presente. Accertata la presenza del numero legale. Benissimo, constatata la validità, possiamo aprire il Consiglio Comunale che questa sera consta in tre punti, Consiglio Comunale del 30 giugno 2021 e vedo già una mano alzata. Però 22, no, mi ha già sconvolto la mano alzata, non ho fatto in tempo a parlare, c'era già una No, mano no, no, alzata. infatti volevo fare una dichiarazione preliminare. Allora, l'unica cosa, poi le faccio parlare, le lascio fare la sua dichiarazione, mi raccomando, come ogni volta, tempi, rispetto dell'ordine del giorno e calma nel dialogare. Prego, faccia pure la dichiarazione, consigliere Grazie. Zaina. Io la mia dichiarazione consiste nel chiedere che
che il punto 2 di questo consiglio comunale, l'ordine del giorno numero 2, venga stralciato e venga riproposto nel prossimo consiglio comunale. Chiedo, non so, al facente funzioni segretario comunale se questo è possibile, perché secondo me non ho tutti gli elementi validi per poter dare una posizione, per poter dare una posizione veritiera e completa su questo argomento. Tutto nasce dalla mancanza di documenti che non ho ricevuto durante la commissione bilancio. Infatti, alla fine, dopo che la mia richiesta è stata negata, ho abbandonato la commissione bilancio, e quindi questi documenti per me sono propedeutici a qualsiasi tipo di valutazione sull'argomento. Ho interessato il segretario comunale, che non c'è, chiamandolo al telefono per chiedere che mi venissero forniti i documenti in esame. Il segretario comunale me li ha forniti, ho fatto anche una PEC nei giorni successivi per questo, però sono arrivati solo ieri, e quindi come con un gruppo consigliari di minoranza non siamo stati in grado di valutarli compiutamente e quindi di esprimere un giudizio su questo argomento. Quindi vi chiedo, noi non vogliamo non discutere, vogliamo discutere questo argomento, perché penso che la Villa Bagatti, con tutte le sue valenze, sia importantissimo per questo comune per mille aspetti, e quindi vogliamo discutere di questo argomento. Però come gruppo consigliari di minoranza non abbiamo ancora interpretato tutti i documenti per poter dare una posizione completa, univoca, veritiera su questo argomento, e come consiglieri di minoranza abbiamo diritto a poterla esprimere. Il segretario mi ha mandato una risposta, ripeto, che in qualche modo è stata completa per quello che riguarda le richieste che ho fatto, ma non è giunta, è giunta tardiva, e non è giunta in tempo per riuscire a questa sera a esprimere questa situazione. Quindi io credo preliminarmente che questo punto venga spostato alla prossima settimana, qualche giorno, in modo che abbiamo il tempo di valutarlo, o facendo prima una commissione bilancio, oppure direttamente in consiglio comunale, con un consiglio comunale che però non abbia i tempi contingentati per poter discutere ampiamente di questo argomento. Ripeto, l'argomento in sé è importante perché la Villa Bagatti, per questo comune, per tutte le vicissitudini che ha avuto e comunque per il suo ruolo che ha e che avrà nel futuro, è molto importante. Quindi faccio questa richiesta. Ok, grazie consigliere. Mi preme leggervi un attimo a questo punto il nostro regolamento, l'articolo 63, e poi darei un attimo la parola all'assessore De Simone, che so che vuole risponderle, giusto per correttezza per tutti quanti voi. L'articolo 63 è la questione pregiudiziale e sospensiva. La questione pregiudiziale sia quando viene richiesto con un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Quindi, tradotto, prendiamo in considerazione l'esame della vostra richiesta, verrà fatta una votazione immediata per vedere se bisogna discutere il punto oppure no. Questo non secondo il mio volere o il nostro volere, ma secondo il regolamento del Consiglio Comunale. Giusto, preciso questo, e poi lascio la parola all'assessore De Simone. Sì, grazie. Giusto per precisazione, anche perché si aspettava questo atteggiamento, il consigliere Zaina per la commissione ha avuto tutti i documenti, perché ha avuto la convenzione e la delibera, perché questi erano i punti da discutere. Nel richiamato del deliberato, come in altre occasioni, ci sono alcuni riferimenti o normativi o altri documenti. Nello specifico qui si cita una nota di protocollo che ritiene fondamentale per la discussione. È stato fatto vedere in commissione che si parlava del bilancio di previsione della 2022 per la Fondazione, che era disponibile sul sito, e il consigliere Beni, accedendo tramite il proprio PC, ha dimostrato che era pubblicato, tutti i documenti richiesti erano pubblicati. La nota che chiede, a cui fa riferimento consigliere Zaina nella sua richiesta del 30 di marzo,
è questa. È una mail accompagnatoria che dice, la leggo così è chiaro. Buonasera, vi trasmettiamo delibera del CDA di approvazione, bilancio preventivo, parere del revisore legale, che saranno messi in pubblicazione. La data è quella del 30 di marzo. Vuol dire che dal 1 di aprile, 2, 3, questi documenti erano pubblici e visibili. Se il consigliere Zaina ha così a cuore l'argomento villa, visto che sono a vedere il protocollo spesso e volentieri, avrebbe già dal mese di aprile potuto vedere che cosa conteneva questa nota. Non solo, un consigliere che è così infervorato su questo documento, sull'importanza di questa fondazione della villa, e beh, fa vedere che i documenti siano pubblicati come quelli di tutte le società partecipate dal Comune. La cosa strana a questo punto, mi domando, ma perché non ha chiesto anche gli altri documenti citati in delibera, visto che ci sono delle... c'è la legge 241, ma vedo che non la chiede, ci sono delle deliberazioni del 2010, ma non le chiede, ci sono dei pareri delle Corte dei Conti e non le chiede. Quindi che sia il presupposto per non discutere, o non so per quale motivo, visto che è un atto, è una convenzione che mette a disposizione la Fondazione e prima la si porta la firma, prima si possono erogare questi fondi per aiutare, anche se in maniera contenuta, perché il Comune deve verificare le proprie disponibilità prima di poter erogare un contributo, rispettando non solo la disciplina fiscale e normativa, ma anche quelle che sono le deliberazioni delle Corte dei Conti in materia di trasferimenti monetari da un ente a una fondazione. Quindi mi sembra poco elegante, per non usare un altro termine, chiedere di non discutere un argomento del genere, perché il consigliere aveva tutto il tempo, e stiamo parlando di 3 mesi, per guardare i documenti. 3 mesi, se era così attento. Perché la nota, ripeto, è una nota accompagnatoria di documenti pubblici e pubblicati. Questo è quanto. Quindi, giustamente la cosa andrà in votazione, ma volevo fare questa premessa perché mi sembra chiaro. Quindi, se uno vuole trovare la scusa, non so per quale motivo, per non discutere, perché non cambia niente, visto che il bilancio della Fondazione, ma non nascondiamoci, sono 4 pagine. 4 pagine di numeri, cioè non è il bilancio della BEA o della Gelsia. Sappiamo che la Fondazione necessita di alcuni fondi per poter fare degli interventi di manutenzione, e c'è stata una richiesta, bene, funziona così, ci deve essere una convenzione che regola questo tipo di contributo. Basta, è molto, molto semplice, a prescindere da qualsiasi bilancio o qualsiasi altra cosa, perché non si va a vedere il bilancio, è una richiesta formalizzata su elementi ben precisi, che sono un piano di manutenzione per la conservazione e, dall'altra parte, il contributo viene erogato in funzione delle utilities che il Comune le riceve. Quindi è una do ut dex, perché deve funzionare così. È richiesto dalla legislazione ed è stato asseverato dalla Corte dei Conti questo tipo di comportamento, per non andare incontro a delle sanzioni. Quindi chiaramente il mio invito è quello a discutere il punto dell'ordine del giorno, perché c'era tutto il tempo per poter valutare e vedere, che, ribadisco, è la convenzione che andava guardata. Ecco. Grazie. Allora vi leggo un attimo per finire anche il punto, sempre sull'articolo 63, che dice: il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese, prima di procedere o proseguire la discussione nel merito. Quindi a questo punto, se qualcun altro consigliere del gruppo vuole intervenire, se no si passa direttamente alla votazione. Prego, consigliere Amante. Beh, visto che i documenti richiesti, a parte che erano stati messi a disposizione, comunque non c'entrano con l'argomento che stiamo andando a discutere, non vedo il perché dobbiamo non votare questo punto. Bonafè, prego. Sì, anche il nostro gruppo non capisce la richiesta del consigliere Zaina, anzi ci sembra strumentale ovviamente. I documenti ci sono tutti gli elementi, la delibera si può tranquillamente discutere e votare. Proprio non troviamo nessun fondamento nella richiesta del consigliere Zaina, quindi voteremo sicuramente contro a questa richiesta.
Non è un dibattito, le lascio la parola al consigliere Vitiello e poi passerei alla votazione. Faccio solo una veloce considerazione. Qui non si sta chiedendo chissà che cosa. Stiamo semplicemente ragionando su una commissione nella quale viene portato all'attenzione un argomento citando dei documenti. È così complicato allegare questi documenti nel momento della commissione? È così difficile mettere a disposizione dei consiglieri che partecipano a quella commissione questi documenti sapendo che gli uffici comunali possono provvedere con adeguata facilità? A me non mi sembra che stiamo chiedendo qualcosa di assurdo, non mi sembra che stiamo facendo una battaglia demagogica. Mi permetto di ricordare che su queste questioni qua ne va della credibilità dell'istituzione che noi siamo chiamati a rappresentare, perché se esistono le regole, queste regole le rispettiamo. Quindi quando si fa una commissione e si citano degli atti, si citano dei documenti, si citano dei riferimenti, li si mette a disposizione, non che il singolo consigliere debba prendersi la libertà di andare a fare una ricerca per scoprire dov'è questo documento. Se siamo chiamati a decidere di alcune cose, vogliamo farlo con cognizione di causa. E non siamo qui per assolvere a un ruolo strumentale, siamo qui ad assolvere un ruolo di consiglieri comunali, in questo caso dell'opposizione, e ci permettiamo di farlo nel rispetto delle leggi vigenti. Grazie. Una precisazione, non ho fatto parlare il gruppo Lega, quindi prego consigliere, visto che manca la Vernani, prego. Faccio io, okay. Ah, quindi faccio un commento, una dichiarazione. No, volevo comunque fare un commento nel senso che tutti siamo stati consiglieri per la prima volta, per i primi mesi. Io mi ricordo quando lo ero io, semmai sprecavo un po' più di tempo magari a casa a cercare su internet dati, modalità, procedure, prendevo lo statuto del comune, me lo leggevo, piuttosto che intasare gli uffici di domande poco inerenti alle richieste che si possono fare. Comunque il consigliere ha un minimo di competenza per rispettare il proprio ruolo, se non ce l'ha deve formarselo, però comunque gli uffici hanno sempre fornito tutti i documenti necessari. Poi dopo, se io ho una voglia particolare di sapere qualcosa, non ci vuole niente andarsela a procurare, non è niente, se una cosa è pubblica, se una cosa, vabbè, l'ha già spiegato l'assessore De Simone, non sto qua a ritirare le cose. Comunque mi sembra un po' quasi non corretto a dare la colpa all'ufficio o all'assessore di questa mancanza di documenti, che non sono mancanti perché non erano inerenti alla commissione, erano facilmente recuperabili in qualsiasi maniera online in pochi secondi. Comunque anche noi riteniamo questo punto non stralciabile, perché è importante, la villa comunque ha bisogno di quel poco che possiamo dare, e in un'amministrazione che comunque in tutti questi anni si è dimostrata molto operativa, neanche concepiamo il fatto di rimandare cose per motivi futili o comunque non comprovati da esigenze importanti. Quindi anzi, sono d'accordissimo a procedere a votare l'ordine del giorno. Grazie. Ok, non posso dare ancora parole in giro perché sennò parte un contraddittorio. Se passa il punto 2, eventualmente se ne discuterà il punto 2 nuovamente e si possono approfondire le varie tematiche. E questo non spetta a me e non compete a me dire ovviamente cosa dovete fare, fate la vostra scelta, ci mancherebbe. Io a questo punto però, come chiede l'articolo 63, passerei alla votazione direttamente e chiedo chi è favorevole a presentare il punto 2 questa sera di alzare la mano. Chi è contrario, alzi la mano. Non ci sono astenuti. Quindi passa il punto 2, questa sera verrà discusso. A questo punto, poi se, vice segretario, mi dica quando se ha bisogno di tempo, posso andare? Ok, perfetto.
A questo punto invece io passerei al primo punto dell'ordine del giorno, che tratta l'approvazione dello schema di contratto di servizio tra l'azienda speciale consortile Consorzio Desio Brianza e il Comune di Varedo per la gestione degli interventi e dei servizi da erogare sul territorio e dai residenti del Comune di Varedo per gli anni 2022-2031. Passerei la parola all'assessore Matteo Figini, che so che ha anche una persona a presentarci stasera che è venuta a trovarci in consiglio. Prego, assessore. Buonasera a tutti, parto subito, prima di entrare nel merito del punto del giorno, dando la parola all'avvocato Simone Ordioni qui con me, che da pochissimo, da un mesetto, è stata nominata in seno al consiglio di amministrazione dell'azienda speciale consortile Consorzio Desio Brianza, e ci tenevamo, seppur non dovuto, a fare un passaggio formale in consiglio comunale, visto che comunque abbiamo una concittadina in seno a una delle più importanti partecipate del comune di Varedo, così che anche lei ci mette la faccia, sapete che c'è, sta iniziando oggi a studiare, ovviamente essendo neonominata, però è sicuramente valida e preparata, e niente, sono felice di presentarvela ufficialmente e lasciarle qualche minuto la parola, poi vi spiego l'ordine del giorno. Grazie. Sì, grazie assessore, buonasera a tutti, sono Ordioni, ringrazio anche l'assemblea consortile, la giunta di Varedo e l'assessore Figini che mi hanno voluta nel CDA dei Codibri. È un'esperienza che fin dalla prima battuta si è rivelata interessantissima, è appunto una partecipata importante per il nostro comune, perché svolge sul territorio una funzione, un servizio che altrimenti immagino il comune sarebbe in difficoltà da solo a gestire. Tra l'altro capito in un momento importante e festoso, festoso perché quest'anno si festeggiano i 40 anni del Codibri, e approfitto, scusatemi, faccio un po' di pubblicità all'azienda, se volete, se non avete nulla da fare nell'ambito dei vari festeggiamenti, ancora anche domani a Bovisio Masciago ci sarà un concerto, Azione Mutande Show Band, quindi se non avete nulla da fare venite, perché il consorzio assolutamente ha anche bisogno di avere il sostegno della cittadinanza, dei cittadini e dei comuni che vi fanno parte. Come diceva Matteo, io sono stata nominata il 16 di maggio, quindi datemi il tempo di entrare un po' bene nei meccanismi. Siete oggi chiamati a esprimervi su una questione estremamente importante che riguarda appunto il rapporto del comune con l'ente, sono a disposizione di tutti, quindi poi anche attraverso i servizi sociali, attraverso la giunta, insomma, se avete bisogno di chiarimenti, domande, consultatemi pure, sono qui per tutti. Grazie a tutti dell'esperienza e buona prosecuzione. Poi se qualcuno ha qualche curiosità per l'avvocato Ordioni lo dirà in dibattito. Passo alla delibera, come avevo già avuto modo di dire ai commissari, mi stanno sbranando le zanzare, scusate se ogni tanto appunto sull'orecchio, e come ho già avuto modo di dire in commissione è un argomento strettamente tecnico, le cui riflessioni politiche sono, non direi marginali, però sicuramente secondarie nell'ambito della cornice generale dello schema di contratto. Perché? Perché cosa vuol dire? Che siccome è stato rilevato diciamo che anche sulle aziende speciali consortili le pubbliche amministrazioni devono seguire il controllo analogo, va fatta una relazione di congruità sui servizi affinché si dimostri la congruità economica e la valutazione di opportunità dell'affidamento cosiddetto in house, cioè senza gara, direttamente alla partecipata Consorzio Desio Brianza. Tutto questo iter è stato affidato già a fine dell'anno scorso al professor Paolo Sabbioni, amministrativista, docente all'Università Cattolica, il quale ha fatto questa relazione di valutazione di congruità economica che è allegata, e tutti gli altri passaggi insieme ai tecnici dell'ente. Quindi diciamo tavolo politico, a differenza di altre occasioni sul Consorzio di Brianza, sicuramente meno coinvolto, o meglio coinvolto formalmente perché poi gli atti sono nostri, ma comunque che prende atto di quello che dei legali e dei tecnici ti dicono che è giusto fare. Oltre alla valutazione economica è stata fatta anche una comparazione dei costi rispetto ad altre aziende speciali dei consortili di territori limitrofi, penso al Vimercateso, ad altre o altre cooperative sociali che fanno lavori simili. Anche questa ha dimostrato che i corrispettivi che Codebri pratica nei confronti dei comuni soci sicuramente risultano minori rispetto alla spesa che sosterremmo a rivolgersi sul libero mercato.
c'è sicuramente un rapporto di strumentalità tra i comuni e l'azienda, quindi costantemente i comuni, in particolare la dottoressa Novi, l'ufficio dei servizi sociali, sanno controllare la qualità delle prestazioni e la rispondenza di quello che il consorzio fa per noi. Si soddisfa il criterio di economicità e considerato che questo è il punto, diciamo, strategico a livello legale, oltre l'80% delle attività del Codebri è effettuata nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici, allora si può procedere, diciamo, con questo iter. Questo schema di contratto dura ben 9 anni, che però, anche qua, come ho già avuto modo di rassicurare in commissione, non devono spaventare, perché sostanzialmente quello che dura 9 anni è la cornice di reciproci obblighi e adempimenti giuridici. Noi non ci impegniamo per 9 anni per questa spesa, tra virgolette, perché poi le spese sono demandate ad atti successivi, non di certo a questa, e per questi servizi. Ma quello che poi si può fare di anno in anno è entrare con nuovi servizi o uscire da alcuni servizi qualora dovessimo verificare che potremmo risparmiare con altri operatori economici. Nell'allegato dei servizi potete vedere che sostanzialmente il Comune di Varedo ha, come diciamo noi, fleggato dal menu quasi tutto, tranne il centro di urlo integrato, perché Varedo non ha centri di urlo integrati sul suo territorio, idem c'è la comunità sociosanitaria, che è l'unica che esiste sul territorio e adese vale per tutti i comuni. Non abbiamo affidato la formazione continua dei dipendenti di aziende di ambito, perché sostanzialmente quella ce la facciamo in aula, e non abbiamo affidato la tutela minori e famiglia, perché abbiamo già qua uno staff in assistenza sociale assolutamente valido, preparato, con una disponibilità oraria sufficiente a gestire le casistiche sociali che vengono richieste dai nostri concittadini rispetto all'ambito dei minori e della famiglia. Questo è quanto, mi taccio, rilascio la parola al Presidente, disponibile a domande e chiarimenti da parte di tutti. Grazie Assessore, a questo punto aprirà la discussione, chi vuol prendere parola? Consigliere Zanata, prego. Buonasera, allora volevo fare una considerazione iniziale, perché mi sembra di aver rilevato un errore proprio formale nella stesura dello schema di contratto, perché ai punti 3 e 4 dell'articolo 18, se volete valutare, sono tra di loro una ripetizione, per cui firmare questo contratto c'è questo refuso, volevo segnalarlo. L'azienda non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, eccetera, eccetera, e il punto 4, l'azienda non risponderà dei danni derivanti dall'omessa ritardata. È una ripetizione, se volete stralciarlo. Poi, invece, volevo chiedere una cosa. No, vi dico che queste segnalazioni non le ho fatte, questa non mi era sfuggita. In sede di articolo 18... dello schema di contratto, corretto? E, sì. No, non l'ho segnalato, anche un altro paio di cose che voglio dire oggi, perché siccome quando abbiamo fatto la commissione erano collegati poi online tutti i comuni, non mi sembrava di focalizzare l'attenzione sulle nostre cose, cioè comunque vabbè, sono cose che volevo rilevare. Dove invece l'allegato D, mi sembra, ecco, vengono raffrontati i costi per la valutazione di congruità. Anche qui non lo so se sia un'anomalia o se sia invece una cosa corretta, cioè laddove gli affidi hanno un valore medio, un costo medio, cioè per le varie aziende dai 3.300 euro eccetera, si va a un valore medio di 2.293 euro, mi chiedevo come faccia il Codebri a esporre un costo per utente di 833 euro. Cioè, mentre le altre somme, confrontandole, sono abbastanza, come si può dire, coerenti, perché se il valore medio è 125 euro, il Codebri ce li espone 121, poi altri importi 20.000 euro come valore medio o 19.6, il Codebri ce li espone a 19.3. Mi seguite? L'allegato D. Adesso stiamo cercando la tabella. Ok,
Allora, beh, se li scorriamo dall'alto in giù, si vede che sono tutti valori abbastanza coerenti, cioè se il valore medio della prestazione è 1.060 euro, il Codebrime ne espone apprezzabilmente 9.88, no? E così via. Però quando arriviamo alla voce affidi, che mi risulta noi gli stiamo dando, no? Perché io l'ho visto nella tabella dei servizi che noi andiamo a fleggare, come diceva l'assessore, noi glielo stiamo proponendo. Allora, se il valore medio è di 2.293 euro, confrontando tre aziende, che ne so, come fa il Codebrì ad affrontare lo stesso servizio con 833 euro all'anno? Cioè, quello che volevo dire, segnalare, è che il criterio della congruità economica, diciamo, non sia l'unico criterio, nel senso, se no finiamo, cioè, non lo esplicito, voglio dire, è importante che otteniamo la migliore prestazione economicamente parlando, ma anche la migliore prestazione per l'utente. Poi c'è un altro aspetto che volevo rilevare. Quando andiamo a vedere gli altri comuni, quando andiamo a vedere lo schema, cioè gli allegati, scusate, il catalogo dei servizi affidati, mi dice la pagina per cortesia, così magari faccio prima e riesco a fare. No, l'allegato C, per esempio, in questo caso. Se andiamo a vedere l'allegato C, noi stiamo affidando tantissimi servizi, no? Noto che in altri paesi, mi sembra di poter dire, per esempio, il centro diurno disabili di Cesano Maderno, Desio, Muggionova, Milanese, oppure comunità sociosanitaria Sole Luna di Desio, eccetera. Cioè che gli altri comuni abbiano comunque tenuto sul loro territorio determinati servizi. E volevo chiedere, mi piacerebbe che anche su Varedo rimanesse qualcosa. Cioè adesso noi abbiamo i servizi sociali, che ha citato prima, e quando si farà il documento di programmazione mi sembrerebbe importante che il Comune possa farsi parte attiva per chiedere che determinati servizi rimangano o arrivino sul nostro territorio, perché noi già siamo carenti dei medici di famiglia. Se poi anche questi servizi supplettivi per le categorie fragili vengono, diciamo, necessariamente l'utente si deve spostare su comuni limitrofi, invece mi sembrerebbe importante conservare presso di noi. Se invece l'assessore ci fornisce dopo dei chiarimenti, li apprezzerò. Poi volevo chiedere, quando verranno definiti gli indirizzi e le priorità atte ad orientare la definizione del piano di programma che viene citato all'articolo 20? Cioè quando avverranno questi successivi passaggi di integrazione dove noi andremo ad esplicitare i valori e i criteri in base ai quali i servizi dovranno essere orientati? Chiedevo i tempi e quando in questo secondo momento. Vabbè, poi ho già detto il discorso appunto del criterio della congruità economica, che è importante ma non può essere l'unico criterio ad orientare le scelte. E mi chiedevo se in passato il Comune di Varedo ha fatto dei questionari di gradimento dei servizi già erogati e se sì, che cosa ne è risultato. Alla fine penso, volete aggiungere qualcosa? Se no io come dichiarazione di voto dirò che voteremo favorevolmente, perché ci sembra importante che non si verifichi una lacuna, visto che il contratto è stato prorogato fino alla data di oggi, perciò bisogna evitare che si crei una lacuna all'interno del comune relativamente a questi servizi. Però ci sono delle criticità che ci sembra debbano essere poi valutate, integrate e magari corrette in corso d'opera. Grazie consigliere. Allora le rispondo per il punto che ha iniziale, quello del 3 e 4, ed effettivamente c'è una ripetizione, è corretto quello che lei ha sottolineato, quindi andremo ad effettuare lo stralcio perché sono effettivamente uguali. Per gli altri punti invece darei la parola ancora all'assessore per le risposte. Grazie. Guidami pure interrompendomi se sbaglio qualcosa. Allora, vado random. L'affidamento dei servizi, la risposta la divido in due parti. Politicamente io credo nella sussidiarietà, e chi è più bravo a fare qualcosa lo deve fare sempre comunque, e su questo mi scontro in maniera costruttiva con gli altri comuni da tempo. Infatti in proporzione agli abitanti Varese è sicuramente quella che conferisce di più, e infatti nonostante abbiamo meno abitanti di Bovisio o Masciago, all'interno delle quote assembleari Varedo conta di più perché affidiamo di più. Questo da un lato, quindi io sono per spingere sempre di più questa integrazione.
e dall'altra parte cercare di attirare sul territorio servizi del consorzio che siano sul territorio, quindi ad esempio lo sportello giovani e lo sportello lavoro sono servizi che io ho delegato al consorzio ma che li fanno a Varedo e li fanno anche per Boviso ad esempio, perché a Boviso non ce li hanno, quindi questa integrazione funziona. Il fatto che altri comuni, non li conosco tutti nel dettaglio, non affidino qualcosa che affida Varedo è perché, non so, magari hanno del personale irricollocabile, non so se può essere il caso di Cesano di Nova, uno vale tanti, no? Però Varedo non ha il CDD e non ha il CDI e non ha il CDD e li affida al consorzio e va bene perché non ce li ha. Cesano ce l'ha e non li affida al consorzio, perché? Perché le motivazioni possono essere più disparate. Vorrebbe troppo d'affitto, il consorzio non può permetterselo di pagarglielo e quindi diventerebbe antieconomico. Oppure il Comune Cesano Maderno ha 5 dipendenti in pianta organica che lavorano presso il CDD, come fa ad affidarlo al consorzio che i dipendenti sono suoi? Cioè, le motivazioni sono veramente troppo eterogenee per trovare solo una traccia guida. Sull'articolo 20 è pura strategia, è puro indirizzo politico, cioè di volta in volta, nel mentre si definiscono le priorità, le politiche, i programmi di spesa, piuttosto che le cose impreviste come era stato durante l'emergenza Covid, che avevamo affidato al consorzio il bando per assegnare gli assegni, i buoni spesa sostanzialmente, no? Quindi man mano che esce una priorità sociale, con le delibere di giunta o con le delibere di ambito, neanche di consorzio, proprio di ambito territoriale, si dà mandato al consorzio di fare l'uno o l'altro servizio. Sugli affini non lo so, ma ho una sensazione vedendo la discriminante del prezzo. Secondo me il costo così basso discende dal fatto che le nostre famiglie che ospitano non prendono unghello, invece su altri territori cercano famiglie che si prendono anche dei soldi per affidare dei ragazzi, okay? Il nostro è mero volontariato, quindi vai solo a coprire le spese del ridò i soldi alla famiglia per fargli prendere il pullman, piuttosto che per portarla a fare una visita, piuttosto che un rimborso. Invece su altri territori penso che prendano anche un gettoncino. Però, ripeto, è vero che è verbale, registrate, chieda alla dottoressa Novi per maggiori rassicurazioni su questa discrepanza. È un sentore che mi è venuto, non lo so, non escludo neanche un refuso di battitura, quindi, però la prima cosa che mi è venuta in mente, conoscendo alcune famiglie affidatarie, è questa qua. Penso di non essermi dimenticato nulla. Qualcun altro vuole prendere parola? Ok, allora a questo punto, se nessuno vuole prendere parola, passerei direttamente alle dichiarazioni di voto. Consigliere Vitiello, prego. Come già anticipato dal consigliere Zanata, il nostro voto è favorevole. Consigliere Vernani, prego. Ringrazio per il lavoro svolto, ringraziamo per il lavoro svolto e votiamo favorevoli. Consigliere Bonafè, prego. Sì, anche noi ringraziamo per il lavoro fatto, ci sembra appunto un buon lavoro. Ringrazio anche i membri della commissione, il nostro voto sarà favorevole. Consigliere Lamanna, prego. Innanzitutto in bocca al lupo alla nostra concittadina per un ottimo, una bella esperienza che le aspetterà davanti. E il Codebrì è un servizio che in questi anni comunque ha dato molto al territorio e vorrei anche ricordare, non ultimo, il fatto di aver preso un servizio come l'Home Care Premium che era gestito completamente dall'INPS prima, invece adesso l'ha assorbito, così che non si riesce più a far comunicare, o meglio, fanno da intermediari dal cittadino all'INPS, ed è un servizio che funziona veramente molto bene e noi siamo contenti di questa convenzione e voteremo favorevolmente. Grazie consigliere, a questo punto passerei direttamente alla votazione e quindi chi è favorevole per cortesia alzi la mano. Passa all'unanimità, quindi a questo punto passerei direttamente al secondo. Ok, prima saluto allora l'avvocato Ordioni, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi, buona presentazione. Ciao, grazie. Passerei intanto anche all'immediata eseguibilità, quindi come prima chi è favorevole cortesemente alzi la mano.
Unanimità anche in questo caso. Ok, quindi passa il primo punto. A questo punto passerei ad affrontare il secondo punto che è stato votato. Quindi si tratterà dell'approvazione della convenzione quadro tra il Comune di Varedo e la Fondazione La Versiera 1718 per l'attribuzione alla Fondazione per l'anno 2022 di un contributo per il piano di realizzazione di iniziative rientranti nella funzione comunale di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e di promozione delle politiche giovanili, sport e tempo libero. Chiedo la cortesia all'assessore De Simone di prendere parola. Buonasera. Posta la vostra attenzione per le deliberazioni conseguenti, questa convenzione che si rende necessaria per poter erogare un contributo alla fondazione, a tutte le fondazioni o comunque i contributi che un ente pubblico può erogare a un istituto come può essere un'associazione, una fondazione. C'è alcune premesse che riguardano naturalmente la parte normativa, si fa riferimento anche un attimo alla situazione odierna che esiste sulla villa, proprio per far presente che questa convenzione è a prescindere da vicende giudiziarie che sono in corso. Entrando poi nel merito, l'oggetto della convenzione nasce da una giusta richiesta della Fondazione che, a fronte di interventi manutentivi che servono per preservare, mantenere il patrimonio, quindi la struttura, e permettere quindi la fruibilità della stessa, a fronte di questo piano di manutenzione, il Comune eroga un contributo finalizzato appunto ad alcune opere che possono soddisfare queste esigenze. A fronte del contributo, il Comune riceverà delle utilities, chiamiamole così, che sono la possibilità di attivare eventi socioculturali, manifestazioni scolastiche piuttosto che sempre culturali ed eventualmente anche eventi istituzionali. Viene stabilito un importo che è rispettoso delle esigenze di bilancio e quindi degli equilibri della nostra contabilità di 20.000 euro, questo è quello che quest'anno si può erogare e al momento erogare, perché non è che a fine anno non si possa integrare questa convenzione qualora ci fossero delle risorse aggiuntive. Ha la validità di un anno, non perché non si voglia fare più, ma la struttura, lo scheletro della convenzione rimarrà, ma potrebbero cambiare alcuni contenuti. A parte l'importo, ci potrebbero essere iniziative differenti che oggi non sono elencate in questa convenzione e quindi devono essere rappresentate. C'è la possibilità, abbiamo messo a disposizione un supporto comunale tecnico-amministrativo, quindi qualora sempre nell'ambito di quei lavori di manutenzione fosse necessario un parere, un supporto del nostro ufficio tecnico, sarà dato naturalmente senza nessun costo, così come può essere dato disposizione e disponibilità anche del supporto amministrativo per pratiche che all'interno della fondazione non c'è personale capace con la qualifica di poterlo fare. Non ho altre, non voglio andare oltre, però mi sembra che la parte fondamentale di averla elencata tutta. Mi spiace tornare sull'argomento documenti, i documenti, ribadisco, sono stati consegnati perché questo era oggetto della discussione e questo è a prescindere dai valori di bilancio della fondazione. Quindi questo contributo viene erogato in funzione di una richiesta, naturalmente la richiesta era superiore, non neghiamocelo, di interventi manutentivi. La Comune li ha valutati, ha valutato perché è richiesto da una deliberazione della Corte dei Conti che ci sia un equilibrio tra il contributo che do e quello che la Fondazione mi mette a disposizione, sia sotto forma di spazi fruibili, sia magari di servizi.
Quindi sono state fatte queste valutazioni e quindi l'importo e naturalmente le capacità dei nostri conti. A fronte di queste cose è stato stabilito un contributo di 20.000 euro, ma quindi è una convenzione tecnica che è stata vista molto bene dal segretario per la parte legale, l'ha vista anche la dottoressa Cremonesi per quanto riguarda le utilities, perché essendo una villa storica gli eventi possono essere socioculturali e non di altro tipo, e naturalmente la parte finanziaria nel rispetto della normativa vigente. Ribadisco, i documenti sono stati consegnati tutti, mi spiace che si parli, se faccio riferendomi alla consigliere Vitiello, i documenti erano disponibili 3 mesi fa e se qualcuno non li aveva scaricati, quando è arrivata la convocazione della commissione, alzava la mano e diceva non riesco a scaricarli da Inter, me li potete far avere? Benissimo, non arrivo in commissione probabilmente senza aver letto niente e poi trovo la scusa di non aver avuto i documenti, perché non è così, mi spiace, non è così. Il consigliere ha anche l'obbligo di informarsi sulle cose. Non partiamo. Sono pubblici, i documenti sono pubblici, un ufficio non può, ha già fatto perdere tempo con la sua richiesta, mi fa finire di parlare. Consigliere Zaina, manteniamo dei toni educati, grazie, Se non vuole discutere il punto, non lo discute. Dopo le do la parola, consigliere Zaina. Consigliere perché Zaina, dopo avrà l'opportunità di ribattere. Ha buttato via del tempo per niente, perché la risposta è di... Consigliere Zaina, la invito. Erano tutti disponibili. Avrà il suo tempo per rispondere, consigliere Zaina. L'invito è quello di basta. È quello di prendere in considerazione questa convenzione. L'importo, ripeto, è quello che oggi il Comune può fare a fronte di una richiesta che obiettivamente, ma non ci nascondiamo, era più consistente. Grazie. Grazie Assessore. Adesso dichiaro aperta la discussione. Chi vuol prendere parola? Consigliere Vitiello, prego. Abbiamo provato a sollecitare un diverso approccio a questa questione. Ci è stato risposto con dei toni e con la sostanza di un certo tipo. Il gruppo consiliare Siamo Varedo non partecipa alla discussione su questo punto all'ordine del giorno e non partecipa al voto su questo punto. Qualcun altro vuole prendere la parola? Consigliere Vernani, prego. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Per quanto riguarda i documenti, non è che non sono stati voluti, i documenti sono disponibili online. Qualsiasi persona può andare sul sito, scaricarsi i documenti, portarseli a casa e leggerli. Gli uffici di un comune non sono a disposizione di qualsiasi persona che chiede di farsi stampare dei documenti, perché altrimenti non vanno... Allora, io vorrei che mentre parlo non vengo interrotta. Se qualcuno vuole parlare, vuole rispondermi, alza la mano, chiede la parola e risponde. Perché se non volete partecipare a una votazione si sta in silenzio. Non si parla dietro al microfono. Detto ciò, il Comune ha deciso di stanziare questi 20.000 euro a prescindere dal rendiconto annuale della villa. È stato detto un sacco di volte. Cosa c'entra votare a favore contro allo stanziamento di 20.000 euro alla villa, dando come giustificazione non voto perché non ho i documenti del rendiconto annuale? Non c'entra niente. Se io decido di, tra virgolette, regalare dei soldi, lo faccio a prescindere dal rendiconto di quella villa lì. Comunque, a prescindere da questo, che veramente uno non sa se ridere o se piangere, perché queste sono le argomentazioni. Io ho 25 anni, sono tra le più giovani insieme a Simone del Consiglio e giro spesso, per colpo o per fortuna del lavoro del mio compagno, e giro tutti i paesi limitrofi a Varedo. E io credo che la villa sia per tutta Varedo, per tutti i cittadini, per tutti i giovani e per la minoranza stessa un valore aggiunto, perché trovare ad oggi in estate una villa così bella
che ci possa regalare dei momenti da passare insieme, ogni serata a tema diverso e quant'altro sia, ripeto, un valore aggiunto. Ed è giusto che i cittadini sappiano che oggi la minoranza non solo non ha votato, ma non ha addirittura preso parola allo stanziamento di 20.000 euro per andare a migliorare un bene che ne giovano tutti i cittadini. Semplicemente perché non hanno avuto mezzo documento che si poteva trovare tranquillamente online. La villa, che ripeto è un valore aggiunto per tutti, non è neanche stata presa in considerazione, anche perché in villa potrebbero andarci studenti, scuole e quant'altro. Ci sono dei punti da sistemare e sono anche dei punti da sistemare immediatamente perché sono pericolosi. Voi oggi non state votando una cosa che va del bene di tutti i cittadini. E no, cortesemente. Mi dispiace. Avete scelto di non prendere parola, ora le parole ve le prendete, perché è una vergogna e i cittadini lo devono sapere. Lo devono sapere, il comune ha voluto dare 20.000 euro per migliorare la villa, loro non hanno neanche preso posizione in aula e sono qua per i cittadini. È una vergogna. Grazie consigliere. Prego, consigliere, sì. Andiamo in fila. Consigliere, no. Bonafè, prego. Io sono d'accordo su quello che ha detto Verani, ma non è vero che non hanno preso posizione. Hanno preso posizione. Non hanno preso. Hanno preso posizione, hanno detto che non vogliono partecipare alla discussione. Quindi a maggior ragione, perché l'ho detto prima quando abbiamo votato per non spostare il punto, non è la mancanza di un documento che può far scaturire l'eventuale mancanza di discussione di una tematica che non c'entra con quel documento. Quando si fa in commissione, se lei chiede, qua richiamano la legge 267-188-2000, non è che ce la danno, se la chiedo mi dicono cos'è ed è finita lì. Qua c'è un oggetto nella delibera, chiarissimo, l'ha detto l'assessore, la fondazione chiede dei soldi per la manutenzione, per riuscire a continuare a dare dei servizi ai cittadini. Più chiaro di così, possiamo discutere sulla convenzione, ma non, cioè, lo trovo un po' assurdo dire non partecipo perché manca un documento. Quindi la vostra posizione è chiara, non volete partecipare a questa votazione, quindi non volete prendere una posizione. Noi la prendiamo perché siamo d'accordo con quello che ha detto l'assessore o soprattutto siamo d'accordo sulla richiesta che fa la Fondazione Versiera, vogliamo dare il nostro contributo e quindi per noi, insomma la dichiarazione di voto però è chiaro, voteremo a favore e anzi ringrazio l'assessore che invece si è prestato a fare una convenzione che è duplice, dà dei soldi alla Fondazione e dà dei servizi al Comune. Io non so cosa c'è di così, anzi, meglio di così, non so perché non dovrei non votarla, cioè poi non lo so. Grazie. Allora, invece, consigliere Capogruppo Vitiello, devo parlare con lei. Devo capire una cosa tecnica che probabilmente è meglio chiarire. Voi vi astenete o non partecipate alla votazione? Ok. Perché allora adesso no, vi spiego alcune cose, una cosa tecnica che stavo discutendo adesso col vice segretario in realtà. Perché se non votate vi devo far accomodare tra il pubblico, perché se siete seduti lì formalmente e poi parte la votazione voi vi astenete, capito? È solo una questione formale però di correttezza verso tutti quanti. Consigliere Lamanna, se in base a quello che fanno, poi se sono lì si astengono, se no non sono presenti. Ok, segniamo che non siete presenti, verbalizziamo. Chiedo la cortesia a questo punto al vice segretario se rifà l'appello. Sì, ripetiamo l'appello per il controllo del numero legale. Vergani Filippo. Presente. Bonafè Paolo. Presente. Busnelli Enrica. Presente.
Bernani Giulia. Presente. Fumagalli Paolo Felice. Presente. Lamanna Pasquale. Presente. Cantamburlo Daniela. Presente. Beni Jacopo. Presente. Di Bari Nunzio. Presente. Cermenati Roberta. Presente. Burgarella Angela. Presente. Gaslini Andrea. Assente. Titiello Alessandro. Assente. Zaina Mauro Roberto. Assente. Zanata Maria Cristina. Ragusa Simone. Assente. Rodriguez Hector Dario. Assente. Abbiamo 11 presenti. Deve essere presente la metà dei consiglieri, escluso il sindaco, quindi 8, e si può procedere con la votazione. Ok, voleva prendere parola il capogruppo Lamanna, prego. Allora, io volevo, di solito con l'opposizione inizialmente si parlava sempre di inesperienza e quant'altro, ma qui la scusa dell'inesperienza, di essere nuovi, consiglieri nuovi, non regge più. Qui è proprio l'incapacità di capire un testo, l'incapacità di capire la natura del punto che stiamo andando a discutere. Noi stiamo andando a discutere una convenzione, non c'entra niente bilancio, non c'entra niente qualsiasi altro documento, che comunque sono disponibili. Basta andare su internet, non è che il comune deve dare questi documenti, l'importante è andarli a vedere perché è una fondazione. Ma a parte questo, si sta parlando di una convenzione grazie alla quale questa fondazione può ricevere dei soldi da parte del comune, che non è obbligatorio dargli, non è obbligatorio. E nonostante tutto il comune ha deciso di fare questa convenzione per dare comunque qualche soldo alla fondazione, che ne serve, è un patrimonio che comunque abbiamo nel nostro paese, lo dobbiamo tutelare, in cambio anche di servizi che possono essere utili alla nostra cittadinanza. E lo stiamo facendo nonostante dobbiamo stare attenti anche alla Corte dei Conti, perché vi voglio ricordare che noi è da più di 10 anni che stiamo convivendo con una spada di Damocle, grazie a un'amministrazione di centrosinistra che ancora oggi per quelle loro scelte ne stiamo pagando le conseguenze. In più, il problema è che questi soldi che vengono dati, o meglio, i servizi che vengono dati poi alla cittadinanza, sono servizi che servono soprattutto alle scuole per far conoscere il patrimonio culturale del paese. E voi, abbandonando questa sera l'aula, sembrate che non volete neanche far conoscere il patrimonio culturale del paese. È stata una scelta sbagliata, secondo me, la vostra, una scelta veramente, una caduta di stile. E la cosa strana è che proprio la fondazione, che è nata grazie alla vostra, alla parte politica che voi rappresentate, e proprio voi siete quelli che in questo momento non state, con il vostro modo di fare, non date i soldi a questa fondazione. A me dispiace molto, spero in avanti che almeno il testo del punto che andiamo a discutere, non voglio dire lo capite perché no, siete persone intelligenti, quindi cercate di capire, però almeno di non andare sempre fuori tema, perché è già successo in altre sedute, ogni volta si va sempre fuori tema. Il nostro voto sarà favorevole sicuramente, anche perché grazie a questa convenzione almeno possiamo portare avanti qualcosa con la villa. Grazie. Grazie consigliere Lamanna. Voleva intervenire un attimo ancora l'assessore De Simone, veloce, grazie. Giusto a sostegno di alcune parole da me spese prima, cito alcune frasi di sentenze della
della Corte dei Conti, quando prima parlavo di equilibrio tra risorse e servizi. Il finanziamento comunale deve, anche questa è una cosa importante, deve comunque tuttavia essere configurato in modo tale da escludere un ripiano delle perdite di un ente privato, quindi di una fondazione. Particolare cautela dovrà essere posta nella verifica della corrispondenza dell'entità del contributo all'effettiva utilità conseguita dalla comunità locale con la fruizione del servizio. Quindi va posta attenzione, e questo è evidente che esclude completamente quanto è il bilancio della fondazione. In questo caso stiamo parlando di una scuola materna gestita da una fondazione e quindi con un bilancio probabilmente, ma il comune cosa valuta? Valuta il servizio. Se tu mi dai questo tipo di servizio, io ti do questo contributo per tinteggiare le classi, per aggiustare i banchi, adesso non entro nel merito di che cosa abbiano fatto. Quindi è questa la funzione della convenzione, cioè avere un contributo, dare un contributo, scusate, a fronte di utilities ricevute, e deve essere proporzionato. Noi abbiamo valutato, ma anche questo, non tanto sul piano di manutenzione, lì devono essere spesi i soldi, ma abbiamo valutato che il comune per le proprie attività occupa la villa forse una ventina di giorni, abbiamo esagerato, via, dai, abbiamo esagerato, e quindi è stata fatta questo tipo di valutazione, è stato fatto un calcolo così un po' abbondante, via, su, poi probabilmente le giornate sono minori, stiamo parlando di interventi del comune, non la festa che c'è adesso, lì non c'entra, anzi lì prendo la fondazione, ha dei ricavi commerciali, quindi è stata posta molta attenzione sulla costruzione sia legale, cioè legale quindi rispettosa delle norme, sia la quantità del contributo che doveva essere erogato, questo solo per a conferma delle parole spese. Poi ci sono altre deliberazioni del Corte dei Conti che magari sono più pesanti e invitano naturalmente, il contributo deve essere dato a fronte di interventi che perseguono il mantenimento e la corretta conservazione dei beni affinché il comune possa fruire di quel servizio, quindi mi devono tenere tagliata l'erba, devono esserci buche, se no i bambini della scuola se vanno lì cadono, tutta questa serie di attività devono poi sfociare in un contributo che il comune può dare. Volevo solo questa precisazione. Grazie mille. Qualcun altro vuole intervenire? Se no lascio chiudere il sindaco. Prego. Buonasera a tutti. Intanto mi permetto di dire che purtroppo, ma mi dispiace anche dirlo, questa sera ancora una volta la minoranza ha abbandonato l'aula. È da ottobre che c'è questa nuova seduta consigliare e già 4-5 volte li vedo di fronte a me seduti nei banchi del pubblico. Probabilmente quello è il ruolo che compete a loro, perché se tutte le volte dove c'è da fare una discussione, naturalmente, perché se da una parte c'è la maggioranza e da una parte c'è la minoranza, è perché qualcosa noi vediamo in un modo e qualcosa voi vedete in un altro. Però devo dire anche che avete perso, secondo me, un momento storico, perché tutti sappiamo in che condizioni versa la situazione innanzitutto della Villa Bagatti, innanzitutto della Fondazione La Versiera, lo sappiamo tutti lo sappiamo, quindi ci sono grossissimi problemi, ma questo da anni, come ha detto il consigliere Lamanna, ancora dalla precedente amministrazione Daniel, perché tutto è partito da lì. Noi stiamo cercando di metterci una pezza, ma evidentemente si fa molta fatica. L'occasione storica è che anche grazie, e devo dirlo, al presidente della fondazione con cui abbiamo interloquito e che ha chiesto un contributo, perché giustamente ha chiesto un contributo. Per la prima volta, almeno da quando c'è la giunta Vergani, per la prima volta siamo riusciti a fare una convenzione, che non è una convenzione che stravolge il mondo, sono 4 pagine, non sono convenzioni dell'Ilva di Taranto, per capirci. Cioè, quindi sono 4-5 paginette, dove per quanto ci compete e per quanto sono i servizi che la fondazione potrebbe dare al comune, perché voglio ricordarlo che il comune sì socio unico, ma per entrare in villa deve chiedere il permesso, perché se no non entra in villa,
perché la proprietà è della fondazione, che ha dei compiti da svolgere, per esempio tagliare l'erba sul viale, che io su questo tema spesso combatto, per esempio mantenere il parco, per esempio tante cose. E allora, finalmente dopo 6 anni, da quando c'è la Giunta Vergani, si riesce, e torno a ripetere, grazie anche ai colloqui, alle partecipazioni al CDA dell'assessore De Simone, si riesce finalmente a fare una convenzione. E la convenzione che è stata redatta quindi dal segretario, dal vice segretario, dall'assessore, dal funzionario della ragioneria, per essere nel perimetro delle regole e delle norme, è una convenzione che finalmente riesce e fa sì che la fondazione poco tanto riceva 20.000 euro. Ora, tutti bene sappiamo quali sono le condizioni oggi dei bilanci comunali, che se ne dica del solito discorso, l'avanzo, solite balle, perché a Barlassina, dove governano quelli del vostro colore, hanno un avanzo di più di 2 milioni di euro, quindi non c'entra niente, non voglio neanche più sentirla questa baggianata. Quindi voglio dire, finalmente riusciamo nelle pieghe del bilancio, rinunciando magari a fare altre cose, perché c'è una buca da coprire, c'è un albero da tagliare, no? Poi ci si viene a dire che non si copre la buca e non si taglia l'albero. Bene, riusciamo finalmente a dare 20.000 euro. Allora, la tanta sbandierata, il tanto sbandierato amore per la villa da questa minoranza, ecco qua dov'è. Banchi vuoti al Consiglio Comunale, dove potevano tranquillamente essere contrari, dire la loro, non accettare, dire che sono troppo pochi 20.000, dire che noi vogliamo 200.000, il loro così amore verso questa villa, il risultato è questo. Cioè, qui c'è una maggioranza che con fatica, e non è che ci abbia messo 2 giorni a farla, ci abbia messo un po' di più, perché intanto bisogna trovarli quei soldi lì, e finalmente li abbiamo trovati. Stasera siamo qua per presentare questa convenzione, che poi sarà posta alla fondazione, che se vorrà metterà una firma. Ecco che gli amanti della villa, quelli che dicono la villa per i varedesi di qua e di là, oggi rifiutano 20.000 euro. E qui lo vorrei dire al giornalista, di scriverlo bene, rifiutano 20.000 euro che il comune oggi, per quello che può dare, dà alla fondazione. E questo mi dispiace veramente, probabilmente davvero, se siete seduti lì, è perché quello è il vostro posto. Grazie. Grazie sindaco. Prego, prego. Niente, buonasera. Io voglio più o meno dirla un po' più franca di quello che è potuto succedere stasera. Siccome ogni, diciamo, parte politica c'è un commissario che partecipa alle riunioni, e giustamente noi siamo abbastanza, diciamo, sul dialogo e cerchiamo sempre di far capire quello che noi facciamo. Ma la cosa che più bene non si è detto qua dentro stasera in aula, che oltre a quello che hanno fatto stasera, è stato fatto anche di peggio in commissione. Un consigliere, che è un'istituzione, lo sa anche lui, dovrebbe più che altro, quando chiede un qualcosa, non dovrebbe usare parole pesanti. Infatti però lui le ha usate, vicino a un assessore che aveva spiegato, dandogli anche, diciamo, opportunità di far sì che questa cosa venga discussa nel modo più corretto. Lui tranquillamente ha usato parole sempre pesanti, e alla fine non ha fatto altro che alzarsi in piedi e dire: pretendo i documenti, pretendo. Attenzione signori, noi siamo sempre stati molto civili nei vostri confronti, non venite poi a sbandierare che il centrodestra è quello che crea casini perché siamo di coalizioni. Dovreste un po' anche voi guardarvi quello che fate quando venite a sedervi, quando vi candidate, perché siete dei consiglieri. Io giustamente sono il secondo mandato, forse sono il più inesperto, però alla fine sto imparando, ascolto. Ma la cosa che a me ha dato più fastidio stasera,
che voi non ascoltate. Voi non ascoltate. No, allora, per favore, se no la devo allontanare. Guarda, io la devo allontanare se continua così. Allora, Presidente, per o li fa allontanare, la devo allontanare. Non se si la fa devo così. Far allontanare. Bravo. Li fai la devo far allontanare, lo ripeto per la terza volta. Vabbè. Allora, questa è la dimostrazione di fatto che non pensavo che ce n'era solo uno, ma vedo che siete tutti uguali, sì, perché lei è maleducata, perché io sto parlando, ho chiesto la parola, lei è fuori, si deve stare zitta, ha capito? E mi dispiace anche che ha una carica che dovrebbe insegnare quello che fa. Consigliere Ribare, abbassiamo i toni, per favore, abbassiamo i toni. A me è quello che mi fa incazzare, che è anche una donna. No, lei deve stare zitta. Consigliere Ribare, abbassiamo i toni. E poi veniamo qua civiltà. A sbandierare che cosa? A insegnare che cosa? Allora, no, a leggere un cavolo, se lo legga lei, per favore. Se deve parlare, stia seduta di fronte, forse la guardo anche in faccia. Consigliere Ribare, per cortesia. Stavo finendo il discorso, gentilmente. Grazie. Ascolta. Niente, stavo dicendo che siamo persone educate, cerchiamo sempre di dimostrare quello che anche se non siamo capaci, magari di capire anche. Abbiamo sempre cercato di fare un dialogo con voi, ma vedo che questo non succederà mai. Io non so, voi vivete su un'isola che non c'è. Mi sa che è quello che dovete andare voi, su un'isola che non c'è. Questo dovete capire. E voglio concludere. Finita quella serata, ancora, abbiamo chiesto ancora di farlo capire, di ripensarci. Lui ancora ha detto no, voleva che questa riunione si dovesse riprogrammare. Cioè, alla fine non si riesce a capire se noi dobbiamo condividere lui, il suo discorso, o noi che siamo lì, che c'è un ordine del giorno, dobbiamo stare a sentire che cosa. Questo che non riesco a capire. Voi dite cose che non sapete neanche quello che dite. Questo voglio capire. Vi presentate a far cosa? Cioè, la gente vi ha votato, ma non sapete neanche voi. Io adesso non è che volevo arrabbiarmi, mi fate incazzare quando fate così. Perché io stavo parlando, quando parlate voi non sono mai intromesso, almeno un po' educazione me l'hanno insegnata, ma altrettanto anche voi. E mi scusi se mi sono arrabbiata, No, perché non è il mio carattere, però se poi mi cominciano a stuzzicare, incomincio a incazzarmi dopo. Comunque, finisco la discussione. Al di là di tutto, l'assessore è stato molto bravo e tecnico, e devo dire che presenziando la sua commissione, lo sto conoscendo veramente di più, e devo dire veramente che sulle cose che vengono chieste lui addirittura ha l'espressione di spiegare i punti e i virgola. Perciò io non ho niente da dire, l'unica cosa che a me dispiace è che ci doveva essere una discussione, era una convenzione, come ha detto il sindaco, stiamo dando un qualcosa a una città, andiamo a tirar via dei soldi per fare altre cose, per erogare alla villa, era solo questo. Volevo solo dire questo, che è partito già dalla commissione questa cosa. Forse dovete preparare un po' meglio. Comunque, grazie. Grazie, consigliere Ribare. Se non c'è altro, passerei alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Vernani. Comunque, tutto questo tempo che abbiamo perso, lo stavo facendo anche adesso con il mio collega, se uno va su Google e schiaccia, mi rivolgo anche a te Simone, perché magari qualcuno è meno pratico con internet, Fondazione Versiera, bilancio trasparente, clicchi, cioè bilancio dell'anno, clicchi, scarichi tutti questi santissimi documenti che hanno scatenato tutta questa serata. Detto questo, io ringrazio che il sindaco e la giunta e tutta la squadra siano riusciti a trovare in un momento così complicato per tutti i comuni dei soldi che andranno a sistemare delle criticità di una villa che è un bene, ripeto, per tutti i cittadini. E mi dispiace davvero, perché quella serata c'era anche Simone con noi e io non credo che tu sia d'accordo con questa posizione, perché quella sera non è quello che hai detto, e mi dispiace perché cioè, veramente discutere dei punti così non fa del bene a nessuno, ma non fa soprattutto del bene a voi che fate brutte figure. Detto ciò, il gruppo Lega è favorevole. Consigliere Bonafè, prego. Sì, direi che è stata un'ampia discussione, quindi non voglio ripetere gli interventi già fatti. Il nostro voto, il nostro gruppo è sicuramente favorevole. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Lavanna. Sì, a me dispiace di fare una dichiarazione di voto nel deserto più assoluto dell'opposizione, anche perché da quello che si evinceva dalla commissione, addirittura sembravano anche quasi d'accordo a questa convenzione, poi da quel giorno ad oggi non so cosa sia successo. Questo dover sempre fare il bastian contrari a prescindere non porta da nessuna parte, il dialogo muore in questo modo, e dispiace perché comunque questa convenzione è una convenzione molto positiva e fatta bene, e ci congratuliamo anche con l'assessore e gli uffici per questa cosa, e il nostro voto sarà favorevole. Grazie, a questo punto passerei direttamente alla votazione. Quindi chi è favorevole alzi la mano per cortesia. Passa all'unanimità dei presenti. Ok. E adesso passiamo all'immediata eseguibilità, che mi dimentico sempre. Quindi votiamo anche questa. Chi è favorevole? Anche questo passa all'unanimità. Ok. Chiuso il secondo punto, invitando cortesemente i colleghi consiglieri a rientrare, andrei a spiegarvi il terzo punto. Terzo punto narra di la presa d'atto nomina componente in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Versiera 1718. Questo punto ce lo illustrerà cortesemente il vice segretario, la dottoressa Cremonesi, che invito a prendere pure parola. Grazie. Sì, buonasera. Come previsto dallo statuto della Fondazione La Versiera, il Consiglio Comunale prende atto delle nomine successive dei vari consiglieri. Quindi sì, è una delibera che non viene votata, una mera presa d'atto, e si rileva... Le volte scorse la leggevate? No, quindi non viene letta, viene spiegato soltanto nelle premesse la procedura che è stata seguita, che è stata quella di riprendere la seconda candidatura valida del primo bando della Fondazione. Viene rilevato che le motivazioni sono sia il fatto che l'articolo 10 dello statuto non prevede l'obbligo di un'indizione di uno specifico bando per ogni sostituzione, sia una motivazione legata a cercare di attivare una procedura celere per sostituire il consigliere, e quindi sulla base di questo il sindaco ha provveduto già alla nomina del nuovo consigliere, alla notifica al consigliere accettato. Il consiglio prende atto della nomina con decreto sindacale numero 7 del 17 giugno 2022 del signor Giacinto Maurizio Rimoldi, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione La Versiera 1718, individuato dai capigruppi consiliari come da verbale agli atti, secondo le modalità previste dall'articolo 10 dello Statuto della Fondazione La Versiera. Il signor Giacinto Maurizio Rimoldi resterà in carico fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione La Versiera. Grazie mille. Chiusa anche questa presa d'atto, a questo punto possiamo anche... Prego, non l'avevo visto. Prego, consigliere Vitiello. La dottoressa Cremonesi ci conferma che la procedura è corretta, quindi non c'era bisogno di un ulteriore bando per la terza nomina? Ah. Lo statuto della Fondazione, all'articolo 10, non prevede una specifica procedura per ogni sostituzione, e non prevede esplicitamente il bando neanche per il primo, per i consiglieri. Di solito l'amministrazione ha sempre preferito fare un bando per questioni di pubblicità, di trasparenza, però in questo caso, avendo due nomine molto ravvicinate, come dicevo, per esigenze di celerità e comunque avendo una seconda nomina considerata valida, anche se posizionata successivamente al primo candidato, si è valutato di procedere con il secondo candidato valido. Prego. Una considerazione, mi sembra che in passato si sia cercato di tutelare una rappresentanza di genere, nel senso che quasi sempre c'era una figura femminile nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Versiera.
In questo caso abbiamo la presenza di tre figure maschili. È un obbligo o una scelta questo? Io ce l'ho lo statuto, se vogliamo leggere l'articolo. Sì, leggiamo l'articolo per cortesia. Ce l'ho lo statuto della fondazione, se volete vi leggo l'articolo. Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri nominati dal fondatore. Per la nomina del consiglio di amministrazione, il fondatore procede all'individuazione dei componenti con l'assenso dei 4/5 dei capogruppi del consiglio comunale. Alla terza riunione dei capigruppi si procede con l'assenso della maggioranza e l'indicazione di un nominativo segnalato dalla minoranza. I consiglieri restano in carica 3 anni e possono essere confermati per un massimo di 2 volte. In caso di dimissioni e cessazione dalla carica, il fondatore che aveva nominato il consigliere cessato provvede alla sua sostituzione. Il nuovo nominato resta in carico fino alla scadenza del consiglio. Il consenso dei consiglieri è determinato dal consiglio di amministrazione nei limiti di legge. Non ci sono delle previsioni esplicite sia sulla differenza di genere, sia su, come dicevo, nel bando. Si limita a dire questo lo statuto della fondazione. Grazie. Che non c'erano neanche candidati donne nell'ultimo bando, adesso non vorrei sbagliarmi, ma non c'erano neanche candidati donne. No, adesso posso sbagliarmi, però... No, non c'erano candidati donne. Ma per rispondere al consigliere Vittiello, non vorrei neanche pensare minimamente che uno pensi che noi... o i capigruppo, non noi, i capigruppo abbiano scelto solo le figure maschili perché sono dei maschilisti. Questo mai... per tutta la vita. No, però no, alla sua domanda rispondo. In questo giro, purtroppo, io dico purtroppo, non c'erano figure femminili. Ma non perché se ci fossero state figure femminili, i capigruppo avessero scelto sempre 3 ometti o 3 donne, se ci fossero state 3 donne, assolutamente nessuna, come posso dire, disparità di genere, assolutamente. Anzi, il problema è un altro, il problema è che si fa fatica proprio anche quando si fanno i bandi che qualcuno partecipa. In questo bando ci sono stati 2 uomini e lì è caduta la scelta. Quindi assolutamente voglio sgombrare il campo, io che lo dico sempre che le donne hanno una marcia in più, sicuramente se ci fossero state delle candidature a donne sarebbero state vagliate e se avessero avuto la votazione dei capigruppo sicuramente, come in passato, come giustamente dice lei, non abbiamo cambiato modo di operare. Grazie. Consigliere Vernani. No, anche perché, mi correggerà Vitiello se sbaglio, quando abbiamo fatto la prima capigruppo che avevamo i curriculum dei 2 candidati, eravamo tutti concordi nel dire che erano 2 figure valide, pertanto è stata una scelta difficile ai tempi decidere un candidato piuttosto che un altro, quindi dico ben venga che si riesca a non sprecare del tempo e ad averli tutti e 2 in squadra, mi ricordo che anche quella sera insomma eravamo un po' tutti d'accordo su questa linea, quindi ben venga che non ci siano perdite di tempo e che ci siano 2 validi candidati, grazie. Grazie a lei. Consigliere Beni, prego. Sì, io volevo fare in bocca al lupo all'architetto Rimoldi per il lavoro che dovrà fare per la fondazione. Sono contento appunto che esista questo tipo di procedura perché era comunque un personaggio validissimo da cui ci si può aspettare ottimi risultati e quindi sicuramente probabilmente rifacendo un bando, altre volte capitava che rifacendo un bando gente già preparata che magari non era entrata perché purtroppo dovevamo scegliere solo uno, magari poi non si ricandidava più al secondo. Quindi questa qua diciamo è una maniera efficace, sempre in linea col nostro modo di operare, che comunque noi facciamo i fatti, non facciamo altro. E comunque sì, comunque anche queste domande qua sembrano un po' sempre in linea col secondo punto, un po' per mettere i bastoni tra le ruote della villa, perché comunque su un CDA di 3 persone come si fa a mettere in piedi questioni di genere? Su bandi a cui partecipano magari, forse se la volta che è andata meglio sono partecipate 4 persone,
se mettiamo pure questa questione di genere, basta, vabbè, continuiamo la vita a fare bandi e lasciamo il CDA sempre barcollante, come sembra che comunque negli ultimi 2 o 3 anni fosse l'intento dell'opposizione, perché a parte forse con qualche candidato che piaceva la posizione precedente, prima era sempre una questione di rimando, di trovare il cavillo, di cercare sempre di appunto di mettere i bastoni tra le ruote. Adesso speriamo, meno male che riusciamo a dare continuità al CDA e a ripartire senza dover pasticciarci in bandi nuovi. Grazie, in bocca al lupo a Rimolli. Grazie a lei, consigliere. Se... Prego, consigliere Zanatta. No, volevo dire, no, non è l'intento di mettere i bastoni tra le ruote, però siccome secondo me invece le cose evolvono, è recentissima, cioè successiva allo statuto della Versiera, la legge Gribaudo, che impone nei CDA delle società, delle associazioni, fondazioni, eccetera, una tutela del genere, perché si ritiene che il genere femminile possa dare un suo apporto. Io suggerirei, senza assolutamente intendere opporre cose, però si potrebbe valutare un'integrazione dello statuto imponendo, o comunque suggerendo, però anche imponendo, che su 3 membri uno sia di sesso femminile. Poi anche pubblicizzare, è vero che magari le candidature sono state tutte maschili, però magari sapendo che uno spazio viene riservato in questi termini si può... pubblicizzare che cosa? Cioè, quando apri un bando è aperto a tutti, cioè io non posso pubblicizzare cosa apri un bando e partecipo, possono partecipare donne, uomini, quindi pubblicizzare in che senso? Sul bando scrivere e non ho capito. Ah no, nel bando stesso basta un inciso che nel rispetto del dettato eccetera eccetera, in modo tale che, vabbè, ho capito che è una questione tecnica, tu mi dici, comunque ti dico che questa legge Gribaudo impone, come mi può confermare il segretario comunale, di rendere più partecipate le candidature a qualunque ruolo a livelli apicali. Va bene, comunque non volevo insegnare niente a nessuno, era una proposta. No, la sua proposta è pertinente, nel senso che probabilmente a livello di CDA possono prendere in considerazione la cosa, è vero che può essere modificato ed è vero che CDA ho detto, non noi, CDA, e sicuramente la prenderanno in considerazione e verrà aggiornato, non trovo nulla di che. Consigliere Caldan, prego, e poi chiudiamo. Sono Vernani, però mi confondono spesso Vernani con la Laura, ma è comunque un piacere. No, nel senso, va benissimo le donne, sono io stessa una donna, però il discorso qui è semplice, non c'erano candidate donne, e se noi mettessimo, anzi ancora più dei lì, già gli ultimi anni sono stati un disastro, perché se lei conoscesse la storia di questo CDA, già avere 2 candidati che sono dei buoni candidati è un miracolo. Se dovessimo anche per forza mettere il vincolo delle donne, diventerebbe ancora più un disastro, anche perché del genere, esatto, perché se fossero state 3 donne le candidate, quindi non c'è nessuna discriminanza. Il discorso che i bandi sono quasi sempre semideserti, quindi se dovessero esserci 2 uomini ben venga, piuttosto che 2 donne ben venga, l'importante è che siano candidati validi, perché io stessa sono una donna e tante volte questi limiti di genere non fanno bene, perché uno deve essere eletto se è competente, non se è uomo e non se è donna. Grazie, con questo io chiuderei il consiglio di questa sera. E grazie a tutti, buona serata, ci vediamo al prossimo consiglio. Gracias.
spegni la rossa, poi salva. Salva rosso, salva, consiglio del...